inizia la gara tra Corigliano e Messina. Occhio al calcio piazzato, proprio Catalano va in area direttamente, Avella respinge, il pallone resta lì, palla fuori ma posizione irregolare. Occhio al corner, palla messa a centro area, c'è il colpo di testa sul fondo di Gaetano Ungaro. San Pietro che torna da titolare, cade Cristiani, non c'è fallo, il pallone resta lì, c'è Orlando che prova a destreggiarsi, il Fusino invece lo ferma, non fa uscire il pallone ma lo regala a Fragapane. Ora San Pietro, insiste il Messina, buono, carica il destro, poi guadagna metri, apre verso Cristiani, uno contro uno, c'è Fragapane che può trovare il fondo, mette in mezzo Fragapane, Orlando, gran parata del portiere, pallone che resta lì, buono, rimette al centro, in qualche modo il Corigliano prova a liberare e ci riesce. Ora San Pietro porta il pallone, riesce ad andare da Fragapane che ha spazio sulla sinistra, prova a mettere al centro, c'è Orlando che può trovare il fondo, alza la mira, c'è Crucitti al volo, il portiere in qualche modo, poi la palla messa fuori. Cito, apre verso Infusino, lo mette giù molto bene, riesce anche a saltare Cristiani, occhio al pallone all'interno dell'area di rigore, Talamo di testa, il gol del Corigliano. Il vantaggio del Corigliano al 21esimo con il colpo di testa di Nicola Talamo su traversone dalla destra di Catalano, e quindi cambia il parziale al 21esimo, Corigliano 1 Messina 0. Occhio al Messina ora, Fragapane si propone, Cristiani prova ad andare al cross, il pallone resta lì, ora Fragapane crossa sul primo palo, Crucitti di testa, il gol di Crucitti, ci ha ingannato il pallone che non sembrava essere entrato, il Messina pareggia al 31esimo con l'incornata di Crucitti, terzo gol in stagione per lui sul traversone di Fragapane, si riequilibra il match, il vantaggio del Corigliano dura solo 8 minuti, al 31esimo pareggia Capitan Crucitti, onde meglio che andrà con le mani e batte subito verso San Pietro, cerca imbucata per Buono che in qualche modo riesce a servire Crucitti, pallone messo in mezzo male, è messo fuori poi dal Corigliano e c'è il contropiede con Talamo che può andare uno contro uno con Avella, c'è Giordano su di lui, il pallonetto di Talamo alto al 35esimo, occasionissima per i locali, 37 e mezzo sul cronometro, parte Crucitti con il mancino, la barriera, poi il tiro di Crucitti, il colpo di testa di Coralli sul fondo. 38esimo, ci ha provato di testa Coralli. Al 39esimo punizione per il Corigliano, occhio al destro di Catalano che va direttamente in area a cercare nuovamente Cosenza. Pallone che resta lì, buono in qualche modo, riesce ad anticipare Talamo a mettere fuori. Parte Crucitti sul primo palo, pallone intercettato da un difensore, poi c'è il lancio con la messa fuori imprecisa, Orlando subito ma sbaglia anche lui, Cito fa giocare Nicodemo sulla sinistra, Nicodemo velocissimo, poi va da Catalano che ha spazio sull'out di sinistra, occhio al contropiede, Catalano entra in aria, mette in mezzo con il sinistro, non ci arriva nessuno, poi c'è il lancio lungo, palla buona per Orlando, D'Aquino riesce ad anticiparlo, poi Buono mette giù per Cristiani, azione del Messina ora sulla sinistra con Cristiani che entra in area, può andare in mezzo, dove arriva Crucitti, il vantaggio del Messina proprio nel finale di questo primo tempo, allo scoccare del 45esimo il Messina si porta in vantaggio con la doppietta di Capitan Crucitti, il numero 10 si carica i bianco scudati sulle spalle e ribalta la formazione ospite. Occhio a Giordano che forse prova direttamente la conclusione, e così palla alta e sul tiro di Giordano finisce il primo tempo. E comincia la ripresa di Corigliano Messina, insiste ora il Messina, Crucitti, Coralli prova in qualche modo ad andare da Crucitti che entra in aria ancora con i piedi,
D'Aquino, insiste ancora il Messina, Coralli verso De Meglio che può andare al cross, lo fa sul palo lungo, Orlando di testa non riesce a trovare la porta, poi Buono prova ad addomesticare, viene colpito duramente al limite dell'area, calcio di punizione in favore del Messina. Settimo minuto, parte Crucitti con il mancino, barriera ancora, Crucitti, occhio al 3 contro 3, Crucitti va dall'altra parte cercando Coralli che si scontra con De Carlo che riesce a rilanciare, poi Ungaro cercando ancora Coralli, trattenuto, c'è Orlando, il tiro addosso a un avversario con il rilancio lungo, cercare il solito Esposito che di testa riesce a prolungare per il movimento di Crucitti che riesce anche a portarsi via il pallone e ad entrare in aria, il tiro rimpallato da un difensore, poi D'Aquino molto bravo a bloccare a terra. Ora Cosenza, palla centrale, rischia qualcosa, c'è Orlando in agguato, occhio ad Orlando, uno contro uno, il tiro di Orlando, il tris del Messina al quarto d'ora, Orlando sfrutta l'errore di Cosenza e firma il 3-1 con un sinistro dal limite. Errore di capitan Cosenza al quarto d'ora e ne approfitta Orlando. Il pallone direttamente in aria, Cristiani mette fuori, lo insegue Orlando che ci arriva prima di tutti, poi Fragapane prova ad andarsene, un rimpallo però lo tradisce, ma favorisce Ottovale, palla buona per Cristiani, dall'altra parte c'è Crucitti, lo vede Cristiani, posizione regolare, c'è Esposito che si propone, Crucitti va da Esposito, in aria, il tiro sopra la traversa, ma posizione irregolare di Esposito e qui spreca un contropiede importantissimo il Messina. Pallone respinto, ancora De Meglio, all'indietro per Buono, c'è Ottovale vicino, lo vede Buono, Ottovale ora alza la testa, va centralmente da Crucitti, gli scivolate in qualche modo, poi Cristiani carica il destro da fuori, sul fondo. Palla già battuta e Cristiani la ruba ancora, occhio al Messina, improvviso strappo di Alessio Cristiani che poi scivola ma mette in mezzo per Crucitti che si porta via il pallone, il tiro fuori di un soffio. Al 22esimo sfiora la tripletta Crucitti. Palla buona per Catalano, uno contro uno con Fragapane, rientra sul mancino, salta un altro avversario, la mette morbida sul secondo palo, la rovesciata di Talamo, alta ma posizione irregolare in ogni caso. Ora ci prova il Corigliano, palla dall'altra parte, un po' lunga ma la insegue e la aggancia Catalano, uno contro uno, rientra sul mancino, occhio a Catalano che può caricare il sinistro, Avella. Occhio all'errore, c'è Esposito, il destro e il primo gol con la maglia del Messina per lui. Al 32esimo il destro di Esposito che firma il 4-1. E segna il primo gol con la maglia bianco scudata, fortemente voluto questo gol da Esposito, finalmente si sblocca. E al 32esimo si chiude di fatto il match, almeno così sembra. Pallone sul primo palo, Esposito mette fuori, Crucitti prova in qualche modo, poi viene fermato da Braia, c'è il gran tiro dalla distanza, alto di Proto. Ok Catalano che carica il destro per andare al cross, di testa Talamo e che parata di Avella, al 40esimo mette in corner. Il pallone sul primo palo, Siclari, forse addirittura di tacco. De Meglio. E finisce qui il Messina in rimonta, si impone 4-1 sul Corigliano Calabro.